arrivato il tempo, ora tocca a te. È arrivato il tempo, ora tocca a te. Vieni giù, scendi sulla strada, testa alta comunque vada. Ti regalo la gloria vera, una storia nuova, e comunque tu ti muova, la storia para. Valerio Latorre e Massimiliano Marsili presentano Pianeta Lazio 1900, viaggio tra la storia, le sezioni e la gente del mondo bianco-celeste. Come può un pezzo di metallo contare tanto per voi? L'Aquila non è un pezzo di metallo, l'Aquila è Roma. Secondo noi ne famo tre, e il primo col secondo noi ne famo tre. Odori di spaghetti, a Lazio siamo proprio matti, siamo le bianconi e coatti, tutti per uno, noi e uno per tutti. Forza ragazzi, che siamo. Buon pomeriggio a tutti amici biancocelesti, buon pomeriggio alla splendida gente laziale. Ci siamo lasciati andare un po' alla, anche un po' le nostre doti canore, che poi insomma che infatti, lasciano un po'. Che io infatti ero molto a bassa voce per... Sì, no, ma oggi ci sta tutto, ci sta tutto. Ci scusiamo innanzitutto per il ritardo, per il piccolo disguido tecnico che si è verificato, ma purtroppo questa zona di Roma è stata un po' colpita dalla, diciamo, ancora dalle intemperie, quindi ancora ci sono stati dei problemi. Tra l'altro abbiamo avuto anche difficoltà nel raggiungere proprio il Vecchi Spalti, da cui vi stiamo trasmettendo in diretta Pianeta Lazio 1900 Nair, www.radiosodalizio.it, o streaming per poterci ascoltare. Massimiliano Marsili e Valerio Latorre con voi. Eccoci qua, Valerio. Allora, abbiamo capito subito da queste prime canzoni che oggi sarà una puntata un po' particolare, sempre dedicata a tutto il mondo biancoceleste, ma non possiamo fare a meno di dare un occhio comunque a quello che è successo domenica. Che cosa è successo? Lo sapevo. Lo sapevo che mi rispondevi così, perché adesso so anche che mi vorrei dire qualcosa, che non è successo nulla, che no, tutto a posto. No, niente, non male amministrazione. No, sinceramente domenica sono stato a un concerto. Ah sì, non sei andato allo stadio a vedere? Sì, alle 3.20 è iniziata all'incirca. Che concerto era? Ma non lo so, ho visto tutte. Lo sai che sto tremando per quello che puoi dire? No, no, ho visto una bella curva con tutti gli accendini, insomma, un bel concerto quindi era. Ah, ma che sei passato al Flaminio dove c'era Luigi Gigi Alessio? No. Ah, Gigi Alessio, eh. Sì, so che c'era un concerto. Sì, 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 sì. Ok, era lui, sì, sì, sì. Comunque, niente, quindi oggi sarà una puntata un po' particolare. Chi, cioè, chi si può permettere Gigi Alessio e chi Lucio Battisti, questo tanto per acchiosa. Tacchete, gliel'hai buttata là questa proprio così, proprio cotta e mangiata, insomma. Bene, noi ricordiamo che per seguirci e interagire con noi potete farlo su Pianeta Lazio 1900, il gruppo su Facebook.
dove troverete anche la fanpage Pianeta Lazio 1900.it, sempre ricca e piena di informazioni su tutto il mondo Lazio. Vi ricordiamo anche il nostro sito www.pianetalazio1900.it, che sta piano piano vedendo la luce, quindi con già delle rubriche attive come quella dei personaggi, quelli del calcio, a breve anche gente laziale. Anzi, chi volesse condividere con noi le proprie composizioni, le proprie tutte le proprie sensazioni sul mondo Lazio, lo può fare tranquillamente contattandoci sempre tramite questi indirizzi che vi abbiamo fornito. Quindi anche ci scrivete in privato e noi poi prenderemo appunto e vi contatteremo. Quindi poi, tra l'altro, giustamente ricordiamo anche Polisportiva SS Lazio, che è il gruppo che curi direttamente tu, Valerio, quindi insomma anche lì tante informazioni. E quindi non ci resta che ricordare, per ascoltarci in streaming, collegatevi su www.radiosodalizio.it oppure tramite l'applicazione tunein.com, disponibile anche per l'iPhone. Sì, effettivamente finalmente mi sono tecnologizzato, quindi sì, ormai ho potuto ascoltare insomma le trasmissioni di tutto l'impalinsesto della Radio Sodalizio, che ricordiamo essere tutti i giorni dalle 14 alle 20 con tante belle trasmissioni. La migliore di tutti, non ci facciamo sentire troppo, è quella che c'è sta adesso. Sì, sì, ma non lo dire così, perché dopo magari ci sente qualcuno, poi c'è il microfono, giusto? Esatto. Sì. No, tra l'altro ringraziamo anche Antonio che ci dà questa possibilità e che veramente, oltre alla possibilità, anche adesso ci ha consentito anche questi 20 minuti in più, oltre le 16, quindi insomma... No. Che oggi sono molto salutari, considerando oggi per fortuna che ci sono, sì, oggi per fortuna che ci sono questi minuti. Bene, io comunque, tanto per come non sentirmi solo, visto che tu hai seguito per noi una partita di futsal, come dici tu, che si giocava alle 12, se non erro, e giusto? 30, 12 e 30. Purtroppo sono dovuto andare via alla fine, quasi alla fine della partita. Vabbè, diciamolo subito a questo punto: l'Italia che di calcio a 5, che sta affrontando le quarti di finale del mondiale, appunto, che ci sta svolgendo in Thailandia, affrontava il Portogallo e stava perdendo 3-1 a 10 minuti dalla fine, anzi stava perdendo 3-0, poi c'è stato il gol della bandiera. Fino a quel momento sono andato via e mi sono visto gli aggiornamenti su internet. L'Italia ha prima fatto il 3-2, poi il 3-3, supplementari 4-3. Quindi era meglio, insomma, ho fatto bene andarmene. Quanto hai portato bene, soprattutto. Ho portato bene andandomene via. L'Italia ha vinto 4-3. Semifinali contro la vincente tra Spagna e Russia. Un'altra formazione sicuramente ostica. Una delle due, insomma, qualsiasi sia essa sia, sarà ostica, sia Spagna che la Russia. Comunque l'Italia ha battuto l'Argentina 3-2. Il Portogallo con una rimonta clamorosa 4-3, quindi penso che possa affrontare tutte fino alla fine, speriamo più a lungo possibile. Bene, a questo punto io venerdì ci sarà la semifinale e domenica la finale, sicuramente dipende, anche perché questa adesso è la partita diretta, quindi praticamente sì, parliamo ovviamente delle eliminatorie. Venerdì la semifinale, domenica una delle due finali comunque si svolgerà, speriamo quella che verrà dopo, insomma speriamo quella del primo posto magari. Certo. Ricordiamo sempre due giocatori della Lazio nella rappresentativa italiana, che sono Barigelli e Marzio Forte, che tra l'altro è stato uno dei protagonisti del mondiale italiano fino a questo momento, perché è stato uno dei giocatori sempre presenti e decisivi. Beh, panoramica sul calcio a 5 è fatta a questo punto. Sì, anche perché è fermo il campionato, quindi la Lazio non gioca proprio per questo motivo. Io comunque con me mi ero portato un valido rinforzo, un aquilotto che praticamente mi sta surclassando il papà nella fede biancoceleste, quindi io sono andato proprio oltre le mie capacità. Siamo al vecchi spalti, come non citare uno striscione che c'è in Tribuna d'Evere: i colori dei nostri padri con i nostri figli, insomma. E quindi io ho trasmesso fortunatamente a entrambi i miei pargoli, in particolar modo al più grande, che è Simone, questa fede laziale, e lui sta diventando più laziale di me, è vero Simone? Ma voglia, ma allo stadio urlo pure più di lui. Quindi lui effettivamente è assatanato allo stadio. Io pensavo di essere tifoso, gran tifoso, ma lui mi supera. Insomma, adesso vedremo poi il fratello come. Però stiamo lavorando anche per quello. Quindi, insomma, penso. E comunque, Valerio,
tornando a noi, quindi oggi è una puntata un po' particolare, ci abbiamo da parlare di tante cose. Io però vorrei fare un piccolo così, una parte un attimino seria, perché io volevo comunque rivolgere un pensiero alle vittime del maltempo, particolarmente nella zona della Maremma. Quindi insomma, ecco, Pianeta Lazio 1900 esprime tutta la propria solidarietà alle vittime, alle famiglie, e comunque insomma confido nelle capacità della gente toscana di riprendersi immediatamente, comunque con l'aiuto di, diciamo, di tutte le istituzioni, di noi italiani. Quindi, sì, qui ovviamente mi unisco anch'io e mi fermo qua, perché di queste cose sei molto, è molto meglio insomma che le affronti te. Comunque no, purtroppo sono situazioni che quando avvengono è sempre brutto commentarle e comunque passarci sopra, perché non si può, insomma. Noi parliamo di sport, parliamo di calcio, parliamo di basket, parliamo di tante cose, ma insomma, ricordiamoci che parliamo di sport, e lo sport è anche questo, insomma, anche solidarietà. Bene, torniamo a noi, Valerio. Quindi abbiamo ricordato un pochettino quello che sono i nostri recapiti, abbiamo presentato un po' quella che sarà la puntata di oggi. Non ci resta che entrare nel vivo, anche perché a breve dovremmo avere un ospite proprio qui in studio. Più tardi, intorno alle 16, dovremmo avere anche un collegamento importante, sempre legato sia al derby che al mondo Lazio. Quindi credo che anche in questa puntata la splendida gente laziale, come la chiamo io, credo che ne avrà di che sentire. Sì, e quindi come dicevi tu, avremo ben due rappresentanti della Lazio generale, come piace come piace dire a Antonio Buccioni. E avremo un ospite per quanto riguarda la Lazio Dart, che tradotto è Freccette. E allora Darts? E sì, però la sezione si chiama Dart. Allora Freccetta. Chiederemo a lui, sicuramente sarà molto sì. più informato di noi. Sì. Abbiamo annunciato la presenza del presidente, che è Luca Casciani. In realtà è venuto, c'è stato un cambio di programma, è venuto Fabio Campanelli, che è responsabile e capitano del settore C della Lazio. Della sezione, quindi insomma, e poi con lui parleremo, sì, in particolare proprio anche di questa sezione. Parleremo del campionato che si sta svolgendo in questi momenti, in questo periodo, quindi sarà molto interessante affrontare un discorso con uno sport, ovviamente uno sport da pub. Perché uno sport da papà. E noi siamo al Vecchi Sparti. Tra l'altro, siamo al Vecchi Sparti. E proprio qui fece la presentazione all'inizio stagione. Quindi, insomma, credo che anche oggi sarà una puntata molto interessante. Poi ci avremo da parlare anche un attimino dei risultati. Il basket che continua ad andare alla grande. Sì, poi faremo comunque un escurso sì, di sì, tutto sì, quello sì, che quindi è successo scorso fine settimana, cosa è successo ieri sera. E cosa succederà domani, tra l'altro, perché è proprio la Lazio Dart. Poi ci quello su quello entreremo, anche perché adesso poi stavamo parlando del derby, chiuderemo un po' un attimo la parentesi derby, perché poi dopo la riprenderemo tra una mezz'oretta circa. Tra l'altro, anche perché tanto per rimanere nel discorso derby, c'era molto bello un po' tutto quello come l'ha vissuto la Polisportiva o la Lazio Generale il derby, che comunque, se tu ricordi, la volta scorsa avevamo avuto in collegamento telefonico Roberto Amidani, vicepresidente della Lazio Ballo e Danza Sportiva, sì, avevamo sì, avuto sì. Marco Fiordalice, team manager dei Lazio Marines, e entrambi si auspicavano di risentirci con una vittoria nel derby del calcio, certo. Quindi è un avvenimento che raccoglie tutta la Polisportiva Lazio e quindi tutta la gente laziale. Sì, sì, poi ho visto delle foto con esponenti della Polisportiva, appunto, che festeggianti, perché grandissimi laziali. Una su tutte, Manuela Lattanzi, era all'Olimpico e stava festeggiando appunto l'appena concluso derby. E quindi sì, come dicevi, insomma, c'è stata ovviamente una vicinanza unica, come sempre.
Se comunque, ma poi ma tante belle esternazioni della polisportiva, della, hanno dimostrato la compartecipazione, riguarda anche diciamo, il calcio a 5 femminile che ha anticipato al sabato con quella bella iniziativa, comunque con la maglietta che ricordava Gabriele Sandri, e ha vinto col Foggia. Sì, io infatti ero lì al Palamillevoglio, ho assistito all'incontro, la Lazio ha vinto 5-2. Pure quello, poi tanto poi sarà un discorso che prendiamo più avanti con i risultati. Poi tra l'altro anche Valentina Lanzieri del calcio del calcio 11 femminile, che è stata ospite di alla trasmissione Cielo e Gol, la nuova trasmissione insomma che è iniziata da poco sul canale che ormai è diventato un canale molto importante per il calcio, sta soppiantando un po' tutte le altre, quindi... Insomma, quindi ecco pure lì, e lei ha vissuto molto, si è visto che partecipava molto alle sorti di questo derby, quindi insomma è stato un bel momento. Poi certo l'hai vinto, quindi sicuramente poi l'hai vinto in una maniera proprio rocambolesca, perché vai sotto, poi il diluvio, la luce che va via, lo stadio che fa quel coro tutto insieme, e poi come dire, poi ecco, pareggi, vai in vantaggio, subisci, cioè vai in superiorità numerica, segni il 3-1, puoi dilagare da un momento all'altro, subisci il 3-2, fino alla fine stai lì, perché con Coffa quel mezzo liscio sugli astanti finali ti fa prendere proprio il coccolone, perché quella palla io sfido a chi è che non l'avesse vista dentro. E poi il fischio finale, la vittoria 3-2, insomma, io credo che sia una classica vittoria da Lazio, che noi quando si può non si uccide mai la partita, però fino alla fine, ragazzi, questi ci hanno tenuto. Bene, mi hai fatto tornare l'ansia, grazie comunque. No, vabbè, adesso che è finita, che abbiamo vinto, però in quella maniera io... No, guarda, poi dopo casomai parliamo anche delle sensazioni di quel momento, quindi... No. E niente, io penso che sia il caso di andare... Sì, io penso che sia il caso benissimo di fare un attimo una piccola pausa, così almeno poi introduciamo anche il nostro ospite, e poi anche perché più tardi avremo anche l'angolo dell'agente laziale, quindi ho una bellissima composizione da leggere, da declamare era troppo, da leggere, e insomma, per rendere omaggio anche a questo tifoso che ha scritto queste poche righe subito dopo il derby. Perfetto, a dopo. Sulla mia città piove, e mentre guardo il mare ripenso alle parole che mi hai lasciato scritte. Provo un po' a dimenticare, infatti guardo il mare, non ci penso più. Agosto sembra ormai lontano, ma io sono vicino a dove ti incontravo. Semplice, vestita in modo semplice, sei diventata complice e non ti scordo più. Piove, adesso come prima, sto nella mia cucina che mi preparo un pesce. Cuoce lentamente il sugo e nel frattempo annego e non ci penso più. Agosto è ancora nei miei sensi, ma tu cosa ne pensi? Mi vuoi ancora bene? Indice di una vita semplice, sei diventata complice, ma non ti fidi più. Chissà dove sarai adesso, dov'è tutto quel senso? Quel caldo e quel sudore, chissà se ancora pensi a mare, al caldo da morire, che non si sente più. Chissà se agosto è ancora nostro, se ancora splende il sole, o poi magari piove. Chissà se mai la frustrazione diventa un'emozione, così non piove più. Banchi della scuola, su ogni mia parola che non riesco a dire. Provo un po' a dimenticare, infatti guardo il mare e non ci penso più.
Bentornati al Vecchi Spalti, eccoci di nuovo in onda, Pianeta Lazio 1900 Nair su www.radiosodalizio.it. Massimiliano Marsili, Valerio La Torre con voi. Bene, possiamo andare avanti con la trasmissione. Chiaramente ci ha raggiunto l'ospite che avevamo annunciato, quindi con molto piacere che noi diamo il benvenuto a Fabio Campanelli, consigliere, capitano e responsabile del settore C della Lazio Dart. Benvenuto Fabio. Buonasera e benvenuto, auguri a tutti quanti. Tradisci un po' l'emozione, insomma, sì, quel vabbè. Microfono include un po'... Sì, infatti è un po' strano. Sì, una situazione un po'... Per uno che suonava, insomma, dovrei c'è un po' di pratica con questo aggeggio, però sta qua dietro, una sala di regia, insomma... È un conto vederlo davanti, poi un conto stare da dietro, insomma, quindi... Beh, hai vissuto anche te il derby che prima parlavamo di... Sì, è stata un po' una sofferenza all'ultimo, però insomma l'importante è ottenuto... Però questo ce lo dobbiamo dire tra di noi, perché sennò poi Valerio gli rievoca la citazione e comincia a sudare, capito? Perché già adesso voleva rientrare cantando la canzoncina, no. E allora... Vabbè, tanto si sapeva, la Roma ha segnato, insomma, ha segnato per prima, per cui si sa che quando segnava per prima poi, come dimostra di solito ultimamente, no? Parte tutto quando prima. Segna la mela per prima. Sì. No, io ecco, quello che posso dire sinceramente di questa squadra, soprattutto nei derby, che poi in altre partite pure, però un po' di meno, che comunque nel derby la Lazio, contrariamente a quanto di solito fa in campionato, quando subisce il gol riesce a... comunque è come se si caricasse in più. È successo l'anno scorso, cioè quest'anno c'è una mentalità, mi sembra, un po' più con carattere, esatto, un po' più tosta. Il mister, però... che comunque è il signor mister quest'anno, sì no, mi devo dire che insomma con lo scetticismo in cui è arrivato, ma forse poi lì era anche un altro tipo di discorso, perché è una situazione un po' particolare, ma noi chiaramente come Pianeta Lazio non ci vogliamo entrare, perché noi vogliamo parlare di tutto quello che è il bello della vittoria e basta, insomma, senza entrare in ambiti polemici, insomma, quindi anche perché poi c'è poco da far polemico, da discutere. 3-2 è a posto, e il mondo Lazio esulta. È proprio perché la nostra trasmissione si occupa di tutte le sezioni, ma ovviamente il calcio è messo un po' in secondo piano. Parliamo di dart, o meglio di freccette. Sì. No, allora, se dici dart è freccetta, se dici darts è freccette. No. Parola a Fabio. Vai Fabio, raccontaci tutto. Allora, diciamo che vabbè, io gioco a freccetta, questo sport ormai mi appassiona da tantissimi anni. Consideravo, ho iniziato a giocare a freccette una ventina anni fa, io con tantissima altra gente. Prima, allora, nel gioco delle freccette facciamo delle chiarificazioni, perché è molto generica come cosa. Allora, le freccette sono divise in due categorie fondamentali, che sono: uno è lo steel, per cui quello che si vede di solito in televisione, ultimamente lo stanno facendo vedere su Sky ogni tanto, i campionati PDC con questi qui bessi ultra forti che tirano, fanno punti a rotta di collo, tipo Phil Taylor, eccetera, che si gioca con le punte di metallo. Poi c'è un altro gioco, che è quello sempre delle freccette, però è soft, che si gioca con le punte di plastica. La differenza qual è? Fondamentalmente, tecnicamente parlando, nello steel devi fare parecchi conti per arrivare a una chiusura, mentre invece nel soft fa tutto quanto una macchinetta, insomma, diciamo. Noi come Lazio d'Arte siamo impegnati in entrambe le discipline, perché sono due federazioni completamente distinte. La FIGF, che è legata alla WDF, praticamente World Art Federation, la FIGF è Federazione Italiana Gioco Freccette, che è quella che si occupa dello steel. Per quanto riguarda il soft, invece, anche lì ci sono diverse federazioni. Noi siamo legati con la FEDI, che adesso attualmente, diciamo, la realtà forse la più seria per quanto riguarda il gioco delle freccette, per come approcciano al gioco, per quello che stanno facendo e per come gestiscono un po' il tutto, che sono legati alla EDF, European Dart Federation. Perché ho fatto questa premessa? Perché uno dice: ma ci sono tante federazioni, non esiste come in tutti gli sport una federazione unica che fa una cosa, per esempio FIN, Federazione Italiana Nuoto, o che ne so, FIGC, Federazione Italiana Gioco Calcio. Nelle freccette ce ne stanno 3 o 4. Il problema nasce da diverse cose. Il primo, che la prima ad aprire è stata la FIGF e ha fatto un legame con la World Art Federation. Per cui a livello internazionale l'unico organo realmente riconosciuto sarebbe la FIGF. Però, dato che esiste una società che si chiama FIGEST, praticamente è la federazione italiana giochi e cose sport tradizionali, dovrebbe essere, che ha inserito poco tempo fa
Il giovane Freccetta ha richiesto al CONI di mettere tra le sue attività anche le freccette tradizionali. Che è successo? Con questo stratagemma, praticamente, le freccette sono entrate tra le attività della Figest. La Figest già aveva il patrocinio del CONI, per cui in realtà, se uno volesse fare un discorso di CONI, la realtà dovrebbe essere la Figest. Però a livello internazionale la Figest non conta, perché la WDF, la World Art Federation, l'unica federazione d'Italia che riconosce la FIGF. Per cui, insomma, adesso stanno discutendo le varie federazioni per diciamo trovare un accordo per fare in modo che diventi finalmente soltanto un'unica federazione, per non farci tanto ammatte a tutti quanti. Ma penso che convenga poi a tutti alla fine. Sì, come tante altre, pure il football americano, so che in Italia ci sono due federazioni. Sì, sì, ma in tutto c'è stava anche il Taekwondo, c'era la FITCA piuttosto che quell'altra. Insomma, poi alla fine. No, perché uno quando pensa alle freccette, no, pensi sempre a questo sport, tiro la freccetta e finisce là, invece c'è la differenza se di come dicevi, di quella punta, quella di ferro, quella di gomma, e la federazione di qua, la federazione di là, c'è tutto un sistema dietro che il cricket, giusto? Esatto, il cricket è una modalità di gioco, diciamo che fondamentalmente, allora, facciamo... Per dare una parola, perché giustamente chi ci ascolta e non conosce il mondo delle freccette dice che si stanno a dire un sacco di cose, no, alla fine io non ci ho capito niente, perché io ovviamente, o come chi gioca a freccette capisce quello di cui parlo, però un profano no. Allora, il gioco delle freccette è molto semplice, si parte da una cifra che è 501, una delle specialità per convenzione, diciamo, è stata adottata per i tornei internazionali, 501, si parte da 501 e si deve scendere a 0. Allora, nello steel, per cui quello con le punte di metallo, la chiusura è obbligata, cioè non bisogna fare 0. Te ne so, rimango a 20, tiro sul 20, ho chiuso. No, vi sei obbligato a chiudere con quella striscetta che non so chi ha presente il board, quella striscetta colorata che sta all'esterno, con moltiplicatore per 2. Per 2, esatto. Per cui 20 dovrei fare 10 per 2, questo per dare una spiegazione un po' più sempliciotta. Mentre invece, per esempio, nell'elettronico, dato che ci sono le varie categorie, c'è la possibilità di chiudere nella categoria C, per esempio, c'è la chiusura con il singolo, per cui se uno sta a 20, tira sul 20, ha finito la partita, ha vinto. Se fosse master, ha la possibilità di chiudere sia con il triplo, per cui con quell'altro cerchietto che sta un po' più interno, che è un moltiplicatore per 3, oppure per il doppio, e poi c'è la categoria A, che è come lo steel, che bisogna chiudere per forza a doppio. Fatto questa premessa, praticamente lo scopo del gioco è di arrivare a 0 preciso. Se io sto a 20 e prendo il doppio 15, ho fatto 30, ho sballato, ritorno a 20. Questo è, diciamo, è il gioco del 501. Però, anche se, diciamo, quello ufficiale non è poi il più diffuso, come contrariamente si pensa, il più diffuso in assoluto a livello mondiale è il cricket, come tu hai nominato prima. Il cricket è un gioco in che, diciamo che è un gioco che noi utilizziamo molto per fare allenamento, un gioco divertente che si può giocare con gli amici, è molto coinvolgente, può giocare in più di una persona. E, cosa consiste? Consiste nel chiudere vari settori, cioè tirare tre frecce su ogni settore, dal 20 al 15 e il centro finale, per cui 20, 19, 18, 17, 16, 15, con tre frecce, per esempio anche una freccia sul moltiplicatore per 3, per esempio un triplo 20, chiudo quel settore. Una volta che ho chiuso i vari settori, se chiudo tutto quanto, arrivo a 0, praticamente ho vinto la partita. Poi sono anche delle piccole regole, il fatto di dare i punti all'avversario se non ha chiuso un settore, però quelli magari sono un po' più specifici. Però diciamo, ecco, che è il gioco, per esempio, sia in Nord America che anche in Asia, è il più diffuso rispetto a quello che è il 501. Infatti, diciamo che il cricket occupa un 67% di giocatori rispetto al 501, questo a livello quindi mondiale. È più, più sviluppato. Sì, è più sviluppato perché è un gioco un po' più divertente, si gioca magari anche le comitive, esatto, eccetera, giocano un po' di più rispetto a quello. Poi noi come Lazio d'Arte dice che voi che state a fa? Noi infatti, tra l'altro, ecco, questo ci ha fatto una doverosa, diciamo, premessa, perché, una premessa per capire un pochettino cose sono, cos'è perché questo. Tutti pensi che tutti penso abbiano almeno una volta giocato a freccette. Sì. Ma poi anche si vede anche nei film, no? Non c'è un film dove non fanno un'inquadratura almeno una volta nella camera del ragazzo, c'è sta il board attaccato lì dalla porta. Soprattutto trovami uno di noi, un bambino, un ragazzo che non ha mai avuto comunque un board, le freccette, che ci si è mai divertito con quelle del giocattolo. Anche a Luna Park per vincere Pupazzetto. Sì, infatti
Quindi credo che sia doveroso, è stata doverosa questa premessa per darci un'idea un pochettino di quello che cos'è il gioco delle freccette. Adesso dobbiamo venire a vedere, a capire come sono arrivate le freccette nella Lazio e quindi poi quello che è tutta l'attività. Sì. Allora, diciamo che le freccette nella Lazio sono nate per l'idea che ha avuto il presidente Luca Casciani, anche lui giocatore di vecchissima data di freccette, ha pensato bene di vedere perché, visto che la polisportiva Lazio ha tante discipline, perché non inserire anche il gioco delle freccette come disciplina, perché poi in realtà è uno sport a tutti gli effetti. Noi lo chiamiamo gioco, in realtà lo definiamo un gioco in realtà, però vuol dire che la parte di fatica si fa quando fai 2 o 3 giorni continuamente a giocare avanti e indietro sulla pedana. Posso garantire che comunque ti stanchi. È un gioco di precisione, per cui è come tutte le cose di precisione, lo possiamo affiancare un po' allo sport. È come, che ne so, il tiro con la pistola, o il tiro al bersaglio col fucile, o il tiro con l'arco, sì, esatto. È molto simile anche il bersaglio. Sì, so. Ecco, diciamo che sono cose che sono fatte. Forse per alcune cose è anche un po' più, richiede anche un po' più di precisione, perché un conto, sai, quando tu devi mirare dai, che ne so, comunque dei punti di riferimento, immagino la pistola, c'è cioè il mirino. Sì, sì. Più c'è il bersaglio, il centro, per cui allinei 2 punti, no? Con l'arco addirittura sono delle cose che puoi allineare 3 punti, per cui c'è quello sulla corda, il mirino, più il coso, allinei 3 punti per... È meno equipaggiata. Lì, esatto, lì c'è il braccio e basta. Cioè, esatto. La freccetta non ci può montare un mirino, esatto. Per cui devi tirare. È un gioco di precisione, tant'è vero che, storicamente parlando, nelle freccette sono state definite come gioco di precisione, perché una volta ne equiparate invece a un gioco d'azzardo. Cioè, se andiamo a vedere le origini delle freccette, a quando risalgono, storicamente risalirebbero al Medioevo. Era un gioco passatempo dei soldati di ventura, che usavano le frecce del balestrino e si inventavano vari giochi, dal tirare al centro, al colpire cose in movimento, eccetera. Erano i giochi, sai, quando aspettavano nel campo prima di fare una battaglia, se scommettevano, nasce così fondamentalmente. Poi, nell'evoluzione del tempo, si arriva intorno al 1800, credo, in cui in Inghilterra, un pub, diciamo che c'era un circolo dove si giocava a freccette, ovviamente ci si scommetteva. All'epoca era vietato il gioco d'azzardo, sì. Per cui portarono il proprietario di questo coso dicendo che lui praticava il gioco d'azzardo. Lui disse: no, io non pratico il gioco d'azzardo, io provo un gioco di precisione, cioè io vinco perché sono preciso, non perché la fortuna mi aiuta. Nel tribunale, quando fecero il coso, gli montarono, all'epoca era un po' diverso, e poi era tanto il coso, dice: io se voglio tirare ho il doppio 20 e lo colpisco. Fece una dimostrazione, gli fecero rifare la dimostrazione 3 volte, poi invitarono altre persone a tirare e nessuno ci prendeva, e allora dimostrarono che quello è un discorso che se sei preciso arrivi dove devi arrivare. Da quel momento vinse la cosa e le freccette non furono più considerate un gioco d'azzardo, ma un gioco a tutti gli effetti, sì, un gioco di precisione. Poi si arriva al 2000 ai giorni nostri, e 11, mi sembra. Sì, al 2011, e niente, diciamo, ecco, nel gioco delle freccette Luca Casciani ha l'idea di inserire appunto nella polisportiva Lazio il gioco delle freccette. Fa i vari giri, viene accordata e la disciplina è stata inserita all'interno della nostra polisportiva. Praticamente la polisportiva adesso è diventata, oltre ad essere già la più grande d'Europa, l'unica al mondo che all'interno ha il gioco delle freccette. Vabbè, noi intanto siamo destinati a essere i primi in tutto, quindi questo è un altro fiore all'occhiello che abbiamo. Da questo punto di vista penso che dall'altra parte non arriveranno mai a noi. Lui purtroppo c'ha questa cosa, che lui proprio ci pensa, capito? Invece a me proprio non esiste nessun altro, quindi... Proprio andiamo alla grande. Tra l'altro, tornando alla Lazio Dart, proprio qui avete fatto la presentazione della stagione. Sì, sì, è fatta la presentazione con la squadra dello scorso anno. È stata presentata Sara Quastella, che tra l'altro l'anno scorso è diventata campionessa italiana di cricket, proprio il gioco che parlavamo. E quest'anno, adesso, abbiamo fatto i campionati, siamo stati su a Rimini, al San Marino, ha vinto il campionato italiano di 501. Femminile. Per cui lei è campionessa italiana, sì, campionessa grande. Italiana di 501, Sara Quastella. Noi come squadra siamo capiti un giorno un po' di ferro, insomma, ce la siamo battuta, però erano forti, quegli altri erano decisamente bravi. Adesso i prossimi impegni della Lazio? Nelle varie sezioni. Allora, il campionato di B stanno giocando, dove appunto gioca Eugenio, gioca Sara, eccetera eccetera. Loro stanno facendo, parlo del soft, e stanno facendo un buon campionato, stanno vincendo. Considerate che loro a Roma non esiste purtroppo
tantissime squadre di B, non ce ne sono praticamente, per cui loro stanno facendo un campionato in aggiunta a un girone di C, dove loro sono obbligati ad arrivare ai primi per qualificarsi, dove loro arrivassero secondi per assurdo non si qualificherebbero. Mentre invece nel settore C, che è poi quello pertinente a me, dove che me ne occupo io, lo sto gestendo io, noi abbiamo due squadre fatte, siamo a Passo Corese, al circolo, al Top Game, praticamente del Sor Franco, insomma il circoletto storico di Passo Corese, ha creduto molto nel gioco delle freccette subito, poi tutti i ragazzi hanno preso, gli è piaciuto molto, ho detto ok, facciamo qua un paio di squadre, tanti entusiasti, abbiamo fatto due squadre Lazio, una Lazio Dart e l'altra Lazio Dart Aquile Azzurre. Abbiamo dato dei nomi, insomma, voglio dire, poi alla fine possiamo mettere qualunque tipo di squadra. Perché questo? Perché inizialmente molti pensavano, diciamo, ma la Lazio deve avere una squadra e basta, e però qua un torneo si gioca una squadra e si composta 6 giocatori, e facciamo una disciplina sportiva con 6 giocatori mi sembra molto riduttivo, no? Per cui in realtà le squadre sono tante, anzi per esempio se ci sono persone, questo lo lancio, la butto così, che ne so, gente che è appassionata alla Lazio, adesso appassionata di freccette, o che ne so, bar che hanno, bar dei laziali che vogliono, che ne so, provare a mettere il gioco delle freccette, eccetera, eccetera, ci possono contattare, io poi lascio il mio recapito, lo lascio qui a voi, se qualcuno è interessato ci contatta, andiamo lì, facciamo vedere tutto quanto e allarghiamo, cominciamo a far crescere un po' il numero di giocatori, il numero delle squadre, della Lazio. Certo, anche perché il nostro intento è anche quello proprio di diffondere proprio tutte le discipline della SS Lazio, certo. Quindi e soprattutto appunto pubblicizzarlo e divulgarlo sempre di più, proprio per far conoscere anche realtà comunque con sport più piccole, ovviamente, come sì, basta considerare che basterebbero 4 amici, diciamo 5, diciamo il minimo per fare una squadra, 5 amici che vogliono, vabbè, andiamo a giocare a freccette e scriviamoci al campionato. Lo possono fare 5 amici insieme, vanno a barra sotto casa, senti, mettiamo la macchina per fare, giocare a freccette, dobbiamo fare una squadra. Fatto. E la Lazio, questo è veramente una prerogativa della Lazio, comunque dare l'opportunità al laziale di poter indossare una divisa della Lazio e appunto gareggiare in queste discipline. Poi freccette, c'è il calcio tavolo, che come comunque no, sempre un gioco da tavolo. Sì, sì. Quindi ma noi abbiamo passato l'estate lì a Mondo Fitness. Mondo Fitness, sì, che poi tra parentesi ho scoperto che abbiamo anche amici comuni con quello che si occupa del calcio tavolo. Sì, sì, no, è stata una bella esperienza. Ma poi si scopre proprio anche tra laziali, tra le varie discipline, si scopre amicizie che magari uno manco pensava di avere, quindi poi alla fine intorno a quest'Aquila ci si ritrova proprio per questioni non soltanto sportive, ma proprio neanche così di amicizia. Non è soltanto calcio, pallanuoto, pallacanestro, pallavolo, ma sono anche appunto tutte le sezioni. Chiunque porta l'Aquila sul petto, come dico io, è laziale, quindi poi ci può essere, certo, magari il traino che possono avere certe discipline è diverso da quelle che ce ne hanno altre, certo. Però noi siamo qui anche per diffondere, perché magari io dubito che tutti i laziali sappiano magari che nella nostra polisportiva c'erano, per dire, le freccette, come potrebbe essere il calcio tavolo, come potrebbero essere altre discipline meno diffuse o meno note. Il polo, che ne so, per dirne una. Polo, esatto. Tante altre. Anche. Sì, bene, poi... Valerio, io penso che sia il caso di fare un piccolo break, perché poi dobbiamo preparare il secondo intervento e dovremo poi dare la letta spazio alla gente laziale, un'occhiata ai risultati e poi concludiamo ancora il discorso freccette e manteniamo insomma quelli che sono tutti gli argomenti attivi della puntata di oggi. Va benissimo. Bene, allora non ci lasciate, torniamo tra pochissimo qui da voi. A tra poco. Sentimenti puri che cresceranno ancora di più. Dormi sorridendo, dormi dolce come sei. Lunga notte, l'alba ormai
sembra fatta per sognare. Un istante, un attimo, un momento solo. Bene, eccoci rientrati in studio, Pianeta Lazio 1900 on air. Sì, perché mi veniva da ridere, perché Pianeta Lazio 1900 mi era finita la voce, quindi Pianeta Lazio 1900 on air, Massimiliano Marsili, Torre, in studio con noi Fabio Campanelli della Lazio D'Art. Buonasera a tutti. E poi chiaramente continuiamo qui sulle frequenze web radio di radiosodalizio.it, questa splendida puntata post derby. Abbiamo parlato abbastanza non troppo abbastanza, perché per capire ogni singola disciplina ce ne vuole. Comunque, insomma, qui Fabio ci ha illustrato molto chiaramente quello che è la disciplina delle freccette, poi ne continueremo a parlare. Ma adesso ho un grandissimo piacere, do lo spazio al collegamento che vi avevo promesso, una grande razziale. Io do il benvenuto a Elisabetta Cortani, presidente della SS Lazio Calcio Femminile. Buon pomeriggio, Elisabetta. Buon pomeriggio a tutti, grazie. Bene, Elisabetta, domenica è successo qualcosa a Roma? Beh, domenica l'ho messo sul mio profilo, sono partiti con la neve e hanno preso 3 pere, bellissimo. Questo proprio la rende un grande presidente, perché comunque in molti infatti la stimano, gli portano sul suo profilo, vedo tanti commenti, insomma, anche sulle varie attività della squadra. Ma insomma, vedo che comunque la carica di razzialità non ti abbandona mai. Guarda, quella ce l'hai nell'anima, nel DNA. Io non ci sono nata e ti dirò, forse è per questo che la sento ancora di più. Ero l'anticalcio per eccellenza fino a 15 anni fa, poi casualmente ho iniziato ad amare questo sport, ad amarlo. Sono stata una privilegiata, perché ho cominciato a scoprire cos'era la Lazio, la lazialità, i suoi colori, le persone laziali, come lo vivono, come lo amano, come lo portano in giro per l'Italia, anche nel mondo ormai, perché i laziali sono ovunque. E devo dire che sposare questi colori e viverli, averli messi dentro quelli che sono i miei geni, è un privilegio che ringrazio veramente Antonio Buccioni, la Polisportiva, i ragazzi della Nord, di avermi regalato e di avermi insegnato giorno dopo giorno a vivere e ad amarli. Bene, anche comunque tutto questo amore e questa passione poi si vede anche nell'attività di tutti i giorni come presidente della sezione femminile del calcio, e anche in tutto quello che sono. Tra l'altro, io ho l'occasione adesso di, almeno qui insomma in diretta telefonica, di farti complimenti per tutta la maglia, il vestiario che hai scelto, che è veramente strepitoso. Insomma, io ho avuto modo di vederlo dal vivo ed è veramente spettacolare, insomma. Quindi ecco, ti faccio ancora i complimenti, e sono in tanti comunque
che hanno gradito le tue scelte anche in questo aspetto. Grazie, ma sì, io credo che quella sia l'Aquila che ci rappresenta e ci unisce fortemente a tutti, unisce i presidenti, unisce i tifosi, unisce gli atleti, perché poi io mi rendo conto che le ragazze ogni volta che indossano la maglia da gioco e scendono con quell'Aquila e sentono comunque i commenti, sembra quasi che salga l'orgoglio comunque di portarla. È stata una scelta anche abbastanza difficile da fare, perché era un'Aquila sulla quale giravano un pochino di leggende sulla fattibilità del poterla indossare più o meno. Per questo ringrazio Paolo Lenzi e Buccioni, che comunque mi hanno permesso, cambiando solo qualcosa, di poterla realizzare. E ti dico francamente che ogni giorno più la vedo, più la scelta è stata azzeccata e felice, ma proprio perché ci rappresenta tantissimo. Sì, sì, ma anche perché io penso che credo che anche sia, a parte che sono delle persone squisite, Paolo Lenzi, il presidente Buccioni, quindi immagino che non avrebbero avuto alcun tipo di problema a far diciamo così, divulgare sempre meglio il nostro simbolo. Poi, vista la tua carica, la tua passione, sarebbe stato impossibile dirti di no, sicuramente. Sì, sì, senz'altro, ora che ce lo dici, senz'altro noi lo appunteremo e saremo presenti per assistere a questo evento. Bene, Elisabetta, io con me c'è Valerio La Torre, che anche lui che ne vinte. Buon pomeriggio, presidente. Buon pomeriggio a te, guarda, mi fa un certo effetto il presidente. Sì. Beh, sei dolente o nolente, sei il presidente. Ma d'altra parte, allora, ci viene naturale, per noi sei il presidente. Allora, buon pomeriggio, Elisabetta. Ecco, mi sento a casa. Ma ti assicuro, anche col presidente sei di casa qui, eh? Beh, questo è poco ma sicuro. Sì, ma sicuramente, ho detto, è bella, cioè, bella, gratificante, spettacolare.
chiamarmi così, per cui io mi ci riconosco molto, io mi sento molto più una di voi. E entrando nel vivo appunto delle ragazze, proprio, quindi premiamo anche il loro impegno. E cosa pensi di questa stagione, prospettive per insomma il futuro? Guarda, di questa stagione penso che da quando è arrivata la Mega già lo vediamo dai risultati, un pareggio sabato, una vittoria a Torino quasi inaspettata, quindi credo che stia facendo un buon lavoro, anzi un ottimo lavoro su una squadra molto giovane. L'altro aspetto che a me piace tantissimo, che probabilmente è anche un po' penalizzante dal punto di vista dei risultati, è che comunque noi quest'anno abbiamo il vivaio Lazio in campo, cioè tutto quello che ci siamo costruiti negli anni e con il tempo che loro stessi hanno costruito partendo dalla scuola calcio. Credo moltissimo nelle giovani, credo che le ragazze della Lazio Calcio Femminile siano ragazze che devono venire necessariamente da Roma, dal nostro vivaio, devono conoscere cos'è la razzialità, cos'è la Lazio, fin dai primi calci, per arrivare progressivamente, scusate ma sono raffreddatissima, dove molte di loro sono arrivate quest'anno. No, sicuramente. Aspettando questo, poi ti lascio finire. Da stasera però abbiamo due grandi calciatrici cresciute nel vivaio Lazio, Cristina Coletta e Alessia Cianci, vincolate nel periodo buio della Lazio quando io non ero presidente, che hanno giocato in questo periodo in squadre di A in Sicilia e in Veneto, che da stasera tornano a casa con la loro esperienza, quindi te la do in anteprima, che vanno a rafforzare il reparto offensivo, quindi una laterale e un attacco. Beh, io penso che sia una bella soddisfazione. No, no. Poi sicuramente assolutamente sì, io voglio fortemente che la Lazio dello scudetto sia una Lazio che sia anche impiega un anno in più, ma comunque sia la Lazio di casa nostra. E quanto ci piace sentire queste cose. La razzialità veramente si percepisce proprio appieno. E poco importa che sia quest'anno, il prossimo anno, tra due anni, ma credo che queste ragazze il giorno che arriveranno a riportarci a casa un titolo meritano veramente di girare Roma con tutti gli onori, di vivere la loro Roma nella loro razzialità. Questa è la gioia grande che possono regalare a tutti noi oltre allo scudetto. Ed è un augurio bellissimo per tutti noi laziali. No, sicuramente sicuramente lo sviluppo del calcio giovanile o di tutto lo sport a livello giovanile è importantissimo e quindi questo vi fa onore, lo state dimostrando in questi anni. Quindi complimenti ancora. Che altro dire, insomma. Io, Elisabetta, io volevo concludere questo tuo bellissimo intervento, tra l'altro facendo i complimenti anche per la Valentina Lanzieri, che insomma è stata una presenza veramente molto molto apprezzata in televisione, insomma ha vissuto, si vedeva che viveva insomma il derby, e con quella cravatta in cui diciamo si saltava l'Aquila, insomma sempre ancora buon gusto nella scelta del vestiario, e questo rientra nel quadro che dicevamo. La mia pagina personale su Facebook, noterete che alla Lazio è quasi d'obbligo avere i capelli lunghi, essere curate ed avere un filo di trucco, cioè la loro femminilità deve comunque emergere, perché loro sono il calcio, ma comunque il calcio femminile, e quando si presentano negli scudi così importanti come lo sono stati per Valentina, che mi ha raccontato telefonicamente, si è emozionata moltissimo ad essere al fianco della Ventura, come grandi personalità calcistiche e non, comunque girava per quegli studi e apprezzavano di lei non soltanto la sua bellezza insita in lei, una ragazza
bella, fantastica ed anche una grande calciatrice con un grande carisma da capitano, ma veramente vederla girare con quei capelli, con quegli occhi azzurri e con l'aquila sul petto e sulla cravatta è stato un bel vedere e un orgoglio per tutti noi. Sì, sì, noi confermiamo e quindi posso garantirti poi tra l'altro che la stessa opinione ce l'hanno in molti, perché io comunque ho molti contatti e parlando di questo mi hanno tutti quanti diciamo dimostrato apprezzamento per la presenza di Valentina in televisione, che rispecchia tutto quello che è la società Lazio Calcio Femminile, a cui tu hai dato un'impronta. Di metterla in condizioni da presidente di rappresentarci al meglio. Io nonostante, tu lo sai, noi comunque facciamo di grandissimi sacrifici societari come tutte le sezioni della polisportiva Lazio, però credimi, avere quel risultato e pensare con orgoglio di aver mandato per un giorno in diretta nazionale a rappresentarci qualcosa di così bello e così profondo calcisticamente e non, questo mi ha regalato veramente un orgoglio. Io scritto a Valentina, sono io orgogliosa di essere il suo presidente. E noi di essere laziali a questo punto, insomma. Elisabetta, noi ti ringraziamo per il tuo intervento, so che ci hai dedicato questi pochi minuti proprio di straforo la tua attività, ti ringraziamo ancora, spero di averti... Speriamo comunque insomma di riaverti presto con noi, magari parleremo più nel dettaglio del campionato e di quanto succederà insomma nel mondo Lazio. Perfetto. Benissimo Elisabetta, noi saremo sempre qui. Tu qui avrai sempre una porta aperta. Grazie, ti abbraccio tutti fortemente. Un saluto. Grazie e complimenti Elisabetta, buon pomeriggio. Grazie a voi. Saluto. Bene, Valerio, insomma, che devi dire? Tu, diciamo, d'altra parte poi quando senti queste cose, insomma, la lazialità la senti proprio che pulsa. Comunque, questo ci ha portato un po' di ritardo. No, non l'intervento della Elisabetta Cortani, ma la gestione di oggi, insomma, in ritardo. Quindi siamo praticamente in conclusione. Abbiamo scarpito qualche altro minuto ad Antonio che si prepara alla sua trasmissione. Noi in conclusione, io lasciami leggere. Per l'angolo laziale ci tenevo la poesia di Paris Vannicelli, che l'ha composta ieri, anzi domenica, dopo il derby, me l'ha così mandata, io l'ho subito presa perché è molto carina, la vado a leggere, a declamare, sarebbe troppo come dicevo prima. Comunque questo è Lazio Caput Mundi di Paris Vannicelli. Caro cugino, pure stu derby è andato, e il vecchio t'ha purgato, insieme al romanista e al carcerato, tant'è che De Rossi ha rosicato e un bel pugno ha rifilato. Dopo tutti i derby vinti, già eravate straconvinti. Ecco qua un'altra vittoria, siamo pronti per la gloria. Tutti quanti con affanno già chiedevano alle manno, dacce le autorizzazioni che saremo 6 milioni. Mo' ha iniziato a far lamento, dai la colpa alle luci, alla pioggia e al vento. Da ieri già ne ho sentite tante, è un complotto, le condizioni atmosferiche ci hanno danneggiato e noi coppirisse v'avemmo aiutato. Se non avesse sbagliato, di sicuro v'avremmo purgato. Dite che sei rosicone, certo, è una constatazione. Senti un po' te da una dritta, spiegate la sconfitta. È una vita che te ludi, tanto dopo non concludi. Va ripone nel cassetto la capezza col lupetto e quel bruco lì appoggiato oramai è inflazionato. Già st'estate te saltavi, stanno col boemo tra gradone e sudore vinceremo il tricolore. Con la mela hai strillato, ma con Antonio da 30 metri te sei azzittato. Ma vabbè, non mi infierisco, metto solo un asterisco. Lascia perdere le altre cose. T'è piaciuto, Miracolose? Zitto, zitto, senza chiasso, t'ha lasciato come un sasso. Tanto so che non m'ascolti, state ancora un po' stravolti. Ci ho provato, mo marendo, dico solo concludendo, facevi tanti erduro. No, ma mo te dico, con sta faccia da mulo, vattela. Non, e basta così. Non ho capito la conclusione.
e dopo te la rispiego. Quindi, insomma, ecco, un bel complimenti a Paris Vannicelli. Questa poesia poi verrà inserita nella fanpage di Pianeta Lazio 1900.it su Facebook e sul sito www.pianetalazio1900.it. E rapidamente guarda un po', diciamo, vabbè, abbiamo già accennato della vittoria del basket, del calcio a 5 femminile, poi abbiamo il calcio a 5 femminile che ha battuto il Foggia 5-2, poi abbiamo sì la pallacanestro, l'abbiamo detto, della pallanuoto che contro il Nervi in casa ha avuto un brutto stop in casa contro Nervi, quindi e speriamo si possa riprendere. Poi, ieri c'è stata la vittoria del calcio a 8 che ha giocato contro FC8 vincendo 5-2. A quindi, questo punto concludiamo. No, su un attimo, pure l'atletica mi pare che con Federica sì, Liberata la maratona di Fiumicino, mi sembra che no, c'è stata la mezza maratona di Fiumicino con degli atleti laziali. Sì, no, mi sembra che io hanno partecipato, il miglior risultato è stato di Federico Boldrini che è arrivato 43esimo, un ottimo risultato, 24esimo tra l'altro a livello societario, quindi tra le società 24esimo è un ottimo risultato per questa sezione. A questo punto concludiamo con la Lazio Dart, che Fabio ci dirà a cosa andrà incontro domani. Allora, domani abbiamo una partita molto importante in quanto affrontiamo la seconda del girone. È una squadra molto forte, dei giocatori, considerate che loro giocano già da un anno, hanno già fatto la scorsa stagione, sono arrivati ottavi agli interregionali che sono disputati a Perugia a luglio. E questa squadra invece è una squadra che è andata appunto lì nel circoletto lì a Passo Gresa, al Top Game. Sono tutti ragazzi che hanno iniziato da un mese e mezzo. Nonostante tutto siamo primi in classifica, per cui siamo primi di girone. Ciò significa che ci qualifichiamo, praticamente le prime quattro squadre del girone si qualificano per andare a fare le finali nazionali, per cui in tutte le squadre d'Italia a Salso Maggiore dal 4 al 6 di gennaio. Quindi le prime 8 andranno in promozione in Serie B. Quindi proprio all'inizio del prossimo anno. Sì, sì, proprio sotto le feste nazionali. Le finali nazionali. Come no? Sì, per sì. La promozione. Per la promozione, ovviamente, per il titolo di campione italiano. Esatto. A squadre, insomma. Poi questi risultati comunque ci stanno facendo guardare. Considerate che noi, essendo nati da poco, come dicevo, ormai è un annetto, eccetera. Sapete benissimo le sole in realtà della polisportiva, non è che ci stanno finanziamenti, certo, ok, certo, per cui certo, è un po' tutto quanto autogestivo. Fortunatamente siamo riusciti a trovare degli sponsor, abbiamo trovato uno sponsor molto interessante che oltretutto è pure un discorso di salute, perché noi ci teniamo anche molto a questa cosa qui. Siamo entrati nel discorso delle sigarette elettroniche, che praticamente abbiamo notato che è una cosa molto molto interessante, riescono a togliere il fatto del tabagismo, aiutano le persone che fumano tanto. Il mondo Lazio è anche salute. Sì, sì, no, ma poi una cosa bella è che per esempio per questa azienda che ci sta sponsorizzando, lei crede molto, gli è piaciuto molto proprio il discorso Lazio, adesso stanno facendo proprio delle cose proprio mirate per noi, proprio per noi laziali, per chi avesse l'interesse, insomma, no, a questo tipo di cose. Stiamo facendo delle cose mirate per noi, proprio della Lazio, per cui sigarette proprio personalizzate, sigarette elettroniche personalizzate con i colori della Lazio, con lo stemma della Lazio. E sarà per chi volesse, per esempio, ecco, sotto Natale, non sa che cosa fa, fa un regaletto carino, sa che con questa cosa potrebbe anche aiutare una piccola branca della Lazio d'Arte, insomma, a sostenesse per le spese che ci stanno. Esatto. Comunque, poi, vabbè, questo poi comunque lo poi riprenderemo, lo divulgheremo anche sul nostro sito. Tra l'altro, tutti i risultati poi li potranno trovare i nostri ascoltatori sulla fanpage, sul sito, insomma, quindi tutti gli aggiornamenti di tutte quante le discipline, senza che adesso stiamo a elencarli, anche perché Antonio ci fa segno che siamo proprio in chiusura, stiamo andando oltre. E nello insomma. Specifico fedi-online.it. Sì. Sì, fedi-online.it, ci sono praticamente tutto quello che riguarda il mondo delle freccette nell'elettronico. E per seguire i risultati della Lazio dovete andare ovviamente sul girone di Roma C1, girone 1 e girone 2. Girone 1 ci sono le nostre due squadre di C e nel girone 2 c'è l'altra squadra che anche se è di B però gioca nel girone C perché non ci sono concorrenti in questo momento. Bene, noi chiediamo scusa Antonio per avergli rubato qualche istante. E comunque noi chiudendo ricordiamo chiaramente, anzi ringraziamo Elisabetta Cortani, presidente del Lazio Calcio Femminile, che è intervenuta con noi. Ringraziamo l'ospite Fabio Campanelli, consigliere, capitano e responsabile del settore C della Lazio Dart, che è stato qui con noi oggi. Sì.
Io ringrazio tutti quanti voi per la gentile ospitalità e saluto tutti quanti gli ascoltatori. Tanto poi comunque rimarremo in contatto anche noi, certo. Quindi con me anche Valerio Latore, lui non lo dice. Si saluta. Si unisce ai saluti di anche l'Aquilotto Simone saluta. Un saluto a tutti. E quindi detto questo ricordiamo il gruppo Facebook Pianeta Lazio 1900, la fanpage, il sito per seguirci online. Noi non ci resta che dare l'appuntamento per, sulle frequenze sempre di radiosodalizio.it al Vecchi Spalti per mercoledì prossimo ore 15 per una nuova puntata di Pianeta Lazio 1900. Quindi come diciamo sempre, buon pomeriggio, splendida gente laziale, ma soprattutto forza Lazio. Valerio Latorre e Massimiliano Mazzini hanno presentato Pianeta Lazio 1900, viaggio tra la storia, le sezioni e la gente del mondo bianco celeste. Vieni giù, scendi sulla strada, testa alta comunque vada, ti regalo la gloria vera, una storia nuova, e comunque tu ti muova, la storia para. È arrivato il tempo, ora tocca a te. Che tu vuoi fare, e storia para, e arriva col tempo.